sottolineare, prima di dare la parola alla vice direttrice della nostra operazione, come anche le nostre ambasciate siano impegnate a sostenere questo percorso. E proprio l'ambasciata italiana in Senegal ha sostenuto, sta sostenendo un percorso delle associazioni delle donne senegalesi che sta girando un'altra delle carovane messe in moto in tutte le regioni del Senegal per promuovere incontri e confronti tra le donne senegalesi. Un grazie anche particolare a tutta la popolazione italiana, non solo per questa giornata, ma probabilmente non saremmo qui oggi se l'ufficio settimo della cooperazione, la consigliera Gatto che è qui in sala e il suo staff non avesse creduto in questo premio, perché sappiamo come non è facile realizzare un progetto in tempi brevi. E siamo partiti a febbraio, stavo tornando proprio dall'incontro con la rete delle donne africane quando la consigliera mi ha chiamato per vedere la possibilità di realizzare questo progetto, e grazie a loro sicuramente siamo riusciti a metterlo in piedi e a renderlo operativo per poter portare avanti queste attività. Quindi è con piacere che passo la parola alla dottoressa Bregato, vice direttrice della nostra cooperazione generale. Ma questa campagna, che abbiamo più volte sottolineato, è stata con convinzione sostenuta dal Ministero degli Esteri attraverso la cooperazione italiana, che ha voluto appoggiare gli amici di CIPSI in questo progetto informativo di mobilitazione. Si inserisce perfettamente nelle più importanti linee strategiche della politica estera italiana, della cooperazione italiana in particolare. Noi abbiamo rivisto per il prossimo triennio le nostre strategie e posso confermare che l'uguaglianza di genere, l'Africa e le donne sono state inserite come priorità orizzontali con convinzione e con determinazione. Forti anche delle nuove linee guida sulla materia adottate recentemente nell'ambito del Piano Nazionale per l'efficacia degli aiuti di cooperazione. E mi fa piacere rivolgermi oggi alle rappresentanti così importanti delle donne dell'Africa anche per ricordare brevemente alcuni dei programmi e delle linee di azione della nostra cooperazione, che proprio nell'ultimo biennio ha inteso intensificare le proprie iniziative a favore delle donne del sud del mondo, ha cercato di assicurarvi nuovi finanziamenti, e tutto ciò ha avuto forse un punto di svolta dopo la conferenza di Bamako del 2007, che venne intitolata Donne protagoniste in Africa occidentale, promossa dalla cooperazione italiana insieme al PAM, il Programma Alimentare Mondiale. Quello ha costituito un punto di partenza di un nuovo approccio sulla questione di genere, e proprio a partire dal 2008 l'empowerment delle donne e l'uguaglianza di genere sono tornate a essere con maggiore convinzione, ripeto, uno degli obiettivi prioritari della cooperazione. Abbiamo offerto l'opportunità a differenti soggetti, le ONG, la società civile, le associazioni di donne, la cooperazione decentrata, le università, di dare continuità al loro lavoro, di interrelazionarsi in maniera più stretta sia tra di loro che con la cooperazione stessa. E questo ci ha consentito di intervenire in settori in parte nuovi e innovativi: il dialogo tra società civile e istituzioni, perché una programmazione venisse più condivisa a livello italiano; l'empowerment delle donne inteso come agency politica ed economica, soprattutto a partire dal contesto locale, delle comunità locali; la lotta alla violenza sessuale e di genere contro le donne; la salute, in particolare quella riproduttiva; il sostegno alle donne nei paesi in situazioni di conflitto. A questo riguardo ricordo che diversi programmi sono anche rivolti allo sminamento, come è stato citato prima. Per tutti questi temi esistono oggi programmi specifici, praticamente in tutti i paesi dell'Africa,
in Burkina, Costa d'Avorio, Niger. Abbiamo avviato programmi di empowerment delle donne dell'Africa occidentale. In Senegal e in Mali, programmi per la lotta alla povertà attraverso l'empowerment delle donne. Ma anche in Somalia, in Mozambico, dove abbiamo un rapporto molto stretto con varie università, abbiamo sostenuto una ventina di microprogetti contro lo sfruttamento delle bambine, ma l'elenco è veramente molto lungo, mi fa piacere oggi solo qui accennarlo e ricordarlo. Abbiamo intensificato, ove possibile, la presenza presso le nostre unità tecniche locali in Africa di esperti specializzati in queste tematiche, soprattutto nell'Africa subsahariana, facilitando in questo modo un mainstreaming di queste tematiche legate sempre all'empowerment delle donne e all'uguaglianza di genere in singoli paesi. E vi posso dire con una certa soddisfazione che in diversi di questi paesi, in queste tematiche, l'Italia può dirsi oggi capofila. Oggi direi che quello che è circolato in questa sala è un sentimento di fortissima solidarietà. Per noi l'Africa e le donne africane sono una priorità etica e di solidarietà prima di tutto. Voglio ripetere quello che ha ricordato all'inizio di questa mattinata il sottosegretario Craxi, il nostro particolare impegno politico in ambito ONU perché venga adottata una risoluzione ad hoc dell'Assemblea delle Nazioni Unite sulla messa al bando delle mutilazioni genitali femminili. È un nostro impegno molto forte che il ministro Frattini convintamente sta portando avanti e veramente crediamo e speriamo di riuscirci. Per tutte queste ragioni il nostro sostegno alla campagna per l'attribuzione del premio Nobel per la pace alle donne africane è stato fin dall'inizio incondizionato, senza riserve. Noi ringraziamo gli amici del CIPSI, l'amica Patrizia Sentinelli per questo impegno così determinato e assolutamente convinto. E siamo al vostro fianco, perché riteniamo che i tempi siano maturi per lanciare un gesto più che simbolico, un gesto concreto che sancisca il riconoscimento per l'impegno, spesso silenzioso, ma sempre costante e diffuso, delle donne africane per la pace e lo sviluppo del loro continente. E perché riteniamo doveroso sostenere nei limiti del possibile gli sforzi di chi, come voi, vuole sensibilizzare, anche attraverso l'informazione, i governi e la coscienza collettiva sull'esigenza di favorire la valorizzazione del contributo delle donne e delle donne africane alla crescita, attribuire alle donne maggiori responsabilità in tutti i settori, affinché esse diventino sempre più artefici e protagoniste dello sviluppo e della pace, loro, delle loro comunità e del continente che rappresentano. Grazie.